Bentornati alla mia stanza e oggi, essendo il primo di marzo, farò quel che è accaduto a febbraio. E quindi partiamo subito con l'outfit Lolita di questo mese, ed è quello che indosso e ve lo farò vedere adesso in un video a parte. Questo da un maglione nero semplice, il vestito di, se non sbaglio, Angel Baby, quello che vendevano all'OVS, le platform e un paio di calzanere semplicissime. L'abito invece, il vestito, il capo d'abbigliamento di questo mese, che non è Lolita, è un vestito nero che ho comprato da poco, da Nuna Lee o Nuna Lai, non so come si pronunci, nero con le maniche a tre quarti che finiscono con questa specie di, diciamo, dettaglio in similpelle. Ha un po' le maniche a palloncino, anche se essendo molto pesante da quando si vede, e ha lo stesso dettaglio, ovvero la cintura sempre in similpelle. Arriva leggermente sotto il ginocchio ed è molto, diciamo, mezza ruota, un sacco carino, dietro, vabbè, normale, ha la chiusura nera e basta. Davvero un sacco carino, poi l'ho pagato tipo pochissimo perché era uno di quelli, rimasugli, erano scontati tipo del 70%, quindi l'ho pagato 10 euro ed ero troppo contenta quando l'ho trovato, quindi yeah! Poi il make up di questo mese ho comprato questo della Essence, dovrebbe essere un lip gloss long lasting, promette un effetto matte, anche se non ne sono troppo convinta, però lo proverò in questo periodo e vi farò sapere, quindi magari ci farò una recensione. Io l'ho preso nel colore Silky Red, in effetti è abbastanza agiata a guardarlo, è abbastanza opaco, ha odore di marshmallow, cioè caramello direi, è un sacco buono, lo mangerei tutto se non fosse che probabilmente morirei, ma che importa, comunque è un sacco carino, quindi adesso vediamo, poi vi farò sapere come va. L'accessorio di questo mese è una sciarpa abbastanza lunga e di questo bellissimo colore verde, non so se si vede, comunque se è lo stesso colore che vedete voi dalla videocamera, comunque un verde smeraldo o verde bottiglia, forse verde smeraldo direi più che altro, e questa me l'ha fatta la mia mamma, è un sacco carina, poi fa tipo tre giri, quindi è lunghissima e ha la decorazione a con due trecce, quindi sì, un sacco carina, visto che mi piace soprattutto perché fa contrasto col colore dei miei capelli, quindi mi piace il contrasto verde-rosso, anche se fa un po' natalizio, però che importa. Poi il videogioco di questo mese è in realtà un videogioco per computer, visto che ho un nuovo computer, quindi posso giocare a dei videogiochi. E questo è A New Beginning, è un punto e clicca ovviamente, con qualche enigma, e non sono proprio bravissima io negli enigmi, però ci sto provando, è abbastanza carino, praticamente bisogna salvare la Terra aiutando dei tizi che vengono dal futuro, quindi vedremo come andrà a finire per ora. Poi la serie TV di questo mese è Vikings, non so se la conoscete, ma ovviamente, cioè, parla di vichinghi, cosa volete che parli? È un sacco carina, l'ho iniziata da poco, infatti ho visto solo due episodi, però è molto carina per ora, comunque ci sono molti combattimenti, cose del genere, poi i tizi vichinghi vanno sempre, quindi... Poi mi serve la mia agenda per gli anime del mese, perché il mese scorso ne ho visti così tanti che non me li ricordo, cioè non tantissimi, però comunque quelli che ho visto non me li ricordo. Allora, il mese scorso ho visto Kiseijo, questo è un anime molto carino, mi è piaciuto un sacco, del quale vorrei leggere il manga, che a quanto pare è del abbastanza vecchiotto, qualcosa come 83 forse, comunque abbastanza vecchio, e adesso che ne hanno rifatto l'anime, stanno anche ristampando il manga, quindi ben venga, quindi consigliatissimo. Poi ho visto Nyankoi, praticamente un, diciamo,
non proprio shoujo, comunque una commedia. Parla di un ragazzo che viene maledetto dalla statua di un gatto e per questo riesce a parlare con i gatti. E per, diciamo, distruggere questa maledizione deve aiutare tutti i gatti che incontra e che glielo chiedono. È finito, questa è conclusa, è una serie conclusa. Non è male, diciamo, fa ridere, quindi perché non guardarlo? Poi ho visto Amnesia. Questo anime è stato tratto da un otome. È molto carino, è ovviamente un reverse harem, quindi c'è una ragazza che è corteggiata da più ragazzi e praticamente parla di questa ragazzina che non si ricorda chi è, non si ricorda chi sono tutte le altre persone che incontra e quindi appunto amnesia, ha una amnesia e basta. E poi si scopre ovviamente perché lei ha questa amnesia e così via. Comunque molto carino, se avete tempo guardatelo. Poi ho visto Diabolic Lover. Ecco, questo dovrebbe essere lo stesso un reverse harem, ma è orrendo. Cioè, se lo vedete non guardatelo proprio, cioè eliminatelo dalla vostra vita. È orrendo, parla di una ragazza che è stata scaricata in una villa dal padre, penso, e in cui abitano qualcosa come 5 o 6 ragazzi e sono tutti bambini e quindi tutti se la passano di mano in mano per succhiarle il sangue e lei non fa niente, è abbastanza inutile come personaggio e quindi mi ha disturbato parecchio, quindi bocciatissimo, non guardatelo proprio, evitatelo come la peste se non volete perdere. Sono 12 episodi da 15 minuti l'uno, quindi potete anche buttarli quel tempo, però fate qualcos'altro, non lo so, portate a spasso il vostro cane, parlate con vostra madre, fate qualcos'altro, ecco. E quindi mi pare di aver finito per questo mese con i manga che ho visto, sì, scusate gli anime, quindi sì, questi sono gli anime che ho visto. Per quanto riguarda i manga, questo mese vorrei parlarvi di questi due. Questo è della Clamp e si chiama Lawful Drug, parla di due ragazzi che lavorano in un drugstore. Hanno dei poteri speciali, diciamo, con questi poteri devono fare dei lavoretti per guadagnare soldi. Non so perché, ma è un attimo, non proprio yaoi, però sì dai, un pochino c'è, un tanto così di yaoi c'è. Però è abbastanza carino, cioè niente di esplicito, solo normale, carino. Questo invece è In Upper Boku Secret Service e parla di una ragazza che si trasferisce in un condominio interamente abitato da yokai, e anche lei lo è, e a cui viene affidato una guardia del corpo, e per ora è tutto qua, avendo io letto solo il primo manga, praticamente comunque succedono delle piccole storielle, delle cose che vi fanno magari capire mano a mano chi è la sua guardia del corpo, chi è lei, eccetera. Davvero molto carino, consigliatissimi entrambi. Poi, il libro del mese è, cosa poteva non essere se un altro libro di dolci, ovvero Torte al cioccolato, e questo mese penso ne farò, quindi lo utilizzerò e l'ho utilizzato anche nel mese scorso, quindi carino. Questo l'avevo comprato insieme a, se non sbaglio, uno di quei giornali come TV Storiesi e Canzoni, comunque uno di quelli, davvero carino, e ovviamente solo al cioccolato, quindi cosa c'è di meglio? Poi il film di questo mese l'avete già visto nell'altro video, Porco Rosso, quindi vi ne avevo già parlato, Porco Rosso, non c'è niente da dire, si aggiunge alla mia collezione dello studio Ghibli e Miyazaki. Le decorazioni di questo mese sono due, anche se non l'ho ancora montato, lo monterò più tardi. Questo orologio è davvero bellissimo, non avevo ancora un orologio da parete, quindi quando l'ho visto mi sono innamorata e ho detto non lo devo prendere. È un sacco carino, ha qui il gancio, non so se si vede, in teoria dovrebbe essere agganciato qua, solo che essendo abbastanza largo, come rimane poggiato rimane un attimo sollevato, quindi non è proprio carino. Quindi penso che troverò un'altra soluzione, magari mettendogli un gancetto qua dietro, e poi vedrò come sistemarlo alla fine quando lo appendo. L'altra decorazione è questo calice o coppa o come lo volete chiamare, che ho comprato da Tutto un Euro, con queste carinissime decorazioni circolari, molto carino, è in viola, un viola abbastanza scuro, direi melanzana.
Non so ancora cosa farci in effetti, quindi devo ancora vedere se magari usarla per, non so, mangiare il cioccolato o tipo il gelato d'estate, o se metterci qualcosa dentro. Magari aiutatemi a trovargli un impiego lasciandomi un commento qua sotto, così vediamo cosa farne di questa coppa che ho preso perché ero impazzita e mi è piaciuta un sacco. Poi la torta, il dolce di questo mese, io la chiamo la torta Yummy perché è davvero buonissima. È una torta che faccio io di solito, la faccio per il mio compleanno quasi sempre. È una torta praticamente con la base di cioccolato. Adesso non ho una foto da farvi vedere tagliata in mezzo, però è praticamente base di cioccolato tagliata in mezzo con Nutella da tutti e due i lati, panna da tutti e due i lati e uno strato di fragole. Poi richiudo, ricospargo di panna e decoro. È tipo la cosa più buona del mondo. Ha tipo 4000 calorie in una sola fetta o in una briciola, però è buonissima e quindi io ogni volta la ripropongo al mio compleanno. È davvero buonissima. Poi il canale di questo mese è praticamente il canale della ragazza di Yotobi, si chiama Cybelle Channel, non so se lo conoscete, però lei è davvero una ragazza simpatica e fa dei video particolari, magari sono interessanti perché comunque parla di magari leggende nordiche, di leggende di altri posti, di cose che non sono usuali. Quindi ogni volta che esce il suo video magari me lo guardo perché sono davvero cose molto carine. Poi fa i vlog con Yotobi che mi fanno un sacco ridere, sono davvero davvero molto carini insieme. E l'ultima categoria di questo mese è la categoria bonus, quindi la categoria bonus di questo mese è che ho fatto il buco all'orecchio, se avete visto dalla mia pagina, qui. Ho fatto un altro buco, non so se si vede adesso, però c'è il primo, il secondo e qua il terzo, che prima o poi dovrò tipo togliere perché l'ho fatto ieri, quindi lo devo tenere qualcosa come un mese, mi pare. E sono davvero felice perché poi non so se avete notato, ma nel secondo una perla e vorrei mettere una perla anche lì, però più piccolina, così da fare una scala graduale di perle. E poi quindi lo farò anche nell'altro orecchio appena avrò tempo e coraggio, visto che sono una fifona paurosa. E questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio, ciao!